Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Giornale di bordo del capitano. Data astrale 1312.4. Questo è l'incipit della versione rimasterizzata, utilizzando il CGI, di Oltre la galassia, terzo episodio della serie classica di Star Trek. Il titolo originale, Where No Man Has Gone Before, ovvero Dove Nessun Uomo È Mai Giunto Prima, è fondamentalmente il manifesto della serie ideata da Gene Roddenberry. In effetti è il secondo pilot, il secondo episodio pilota della serie, realizzato dopo Lo Zoo di Talos, The Cage. Successivamente è diventato il terzo episodio della serie classica e porta l'equipaggio dell'Enterprise a superare i limiti della Via Lattea. Schermo, subito. Schermo, signore. Attraversiamo insieme all'Enterprise il bordo estremo della Via Lattea. Siamo al margine della galassia. Man mano che ci avviciniamo a questo bordo, sugli schermi dell'Enterprise, diventa sempre più grande una striscia colorata di viola che possiamo identificare con il centro della Via Lattea visto di piatto, proprio il disco centrale. Successivamente, man mano che lo zoom diventa sempre più grande, vediamo che in realtà intorno a questa striscia c'è sia sopra sia sotto del gas, delle particelle che in realtà sono le particelle di materia che circondano generalmente tutte le galassie. Poi abbiamo una visione dall'esterno dell'Enterprise mentre attraversa questi gas intergalattici. La cosa interessante di queste immagini aggiunte al CGI è che sono coerenti con le immagini e i dati che sono stati raccolti veramente dai nostri satelliti. In particolare, la striscia viola che io ho identificato come la Via Lattea vista di piatto mi ha effettivamente ricordato un'immagine analoga. Abbiamo spedito nei decenni passati tre satelliti, COBE, WMAP e Planck, che hanno esaminato la radiazione cosmica di fondo e ne hanno redatto una mappa. La radiazione cosmica di fondo è una radiazione che ci proviene dai primissimi istanti dell'universo, ovvero quelli subito dopo l'espansione dello spazio-tempo, quella che viene comunemente identificata come Big Bang. Le tracce archeologiche o archeoastronomiche di questa gigantesca e repentina espansione ci vengono quindi trasportate da una radiazione che appunto chiamiamo radiazione cosmica di fondo. In realtà queste radiazioni non sono altro che delle microonde. Ci proviene in maniera uniforme da tutti gli angoli dell'universo e nelle prime mappe la striscia più scura centrale era sostanzialmente la Via Lattea vista di piatto. Le immagini invece esterne ricordano in realtà molte simulazioni della NASA, oppure ancora le simulazioni che sono state realizzate, anche queste, a partire da dati astronomici reali, dal gruppo di realtà virtuale dell'Osservatorio Astronomico di Palermo, una delle sedi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
L'altro aspetto interessante è quando l'Enterprise lascia, anche solo per pochi istanti, la Via Lattea. Poco prima che avvenga il disastro, ovvero poco prima che l'Enterprise venga colpita da alcune radiazioni sconosciute, Spock parla di alcuni particolari rilevamenti effettuati dagli strumenti della nave. In particolare parla di massa ed energia negative. I deflettori segnalano la presenza di qualcosa, i sensori non la registrano. Densità negativa, radiazione negativa, energia negativa. In realtà in molti modelli vengono presi in considerazione anche particelle o sistemi che possono esibire delle masse e delle energie con un segno meno davanti. Questi concetti sono stati per esempio utilizzati per spiegare quelli che noi oggi chiamiamo come materia ed energia oscure, cioè tutta quella parte di universo, il 90 e più per cento, che ancora non siamo in grado di spiegare, ma senza la cui esistenza l'universo stesso non potrebbe esistere nell'aspetto e nella forma con cui lo osserviamo oggi quando ci affacciamo, per esempio, dalla finestra. Se confrontiamo la versione rimasterizzata con la versione mandata originariamente in onda nel 1966, la rappresentazione degli oggetti astronomici, come per esempio il bordo della Via Lattea, è completamente diversa, ma diversa fino a un certo punto, nel senso che se proviamo a immaginare quale poteva essere il livello delle simulazioni che potevano produrre all'epoca, beh, sostanzialmente non era molto diverso da quello che stavano mostrando su Star Trek. Questo in un certo senso ci fa capire come comunque chi curava la serie, perfino gli effetti speciali, cercava di essere il più coerente possibile con le conoscenze dell'epoca. Neutralizzi lo svergolamento, tenga la posizione. Questo non sarà l'unico video che dedicherò a Star Trek, non so darvi una cadenza perché proprio in questo periodo sto vedendo, in alcuni casi anche rivedendo, gli episodi della serie classica e quindi il video esce quasi in parallelo con la visione della serie stessa. Poiché nella realizzazione di questi video mi lascio ispirare dal momento, non so proprio il prossimo o quando lo realizzerò. Per cui a questo punto non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanella in maniera da ricevere le notifiche su tutti i nuovi video, inclusi quelli di Star Trek. Detto ciò, lunga vita e prosperità. Tocca a lei, capitano. Ci si vede verso l'ultima frontiera, lì dove nessun uomo è mai giunto.